Oltre 4.000 presenze hanno animato la 27esima edizione del Presepe Vivente di Camarda. Gli antichi mestieri e i sapori di un tempo nelle rue del borgo alle pendici del Gran Sasso, ancora tutto da ricostruire. E questa è la postazione del notaio, o meglio il notabile forse in quei tempi, la persona che comunque leggeva le lettere che arrivavano dagli emigranti e rispondeva dietro suggerimento delle persone del posto. Allora, questo è un mestiere che facevano i contadini prima per la trebbia. Prima non c'erano i macchinari per trebbiare, e allora facevano col cavallo, con l'asino, con l'animale, pestavano, mettevano il grano sotto per terra e pestavano il grano con il cavallo, in modo che la spiga si rompeva e scendeva sotto il grano, il chicco. E rimaneva sotto e la paglia rimaneva sopra. Un percorso tra le botteghe artigiane dell'epoca, frutto di una minuziosa ricerca storica nei dettagli, negli abiti e negli attrezzi dell'epoca. Un bilancio più che positivo per gli organizzatori. I numeri sono bellissimi, abbiamo superato i visitatori degli scorsi anni, quindi significa che il nostro presepe è piaciuto e quindi grazie a tutti per essere stati qui a Camarda e essersi anche divertiti magari. Al termine del viaggio, tra le antiche vie di Camarda, la Natività, la sacra rappresentazione. Grande novità di questa edizione, la cometa realizzata dall'artigiano Dino Scipioni, che è stata sulla montagna, ha guidato i visitatori nel piccolo e affascinante borgo, proprio come allora, proprio come a Betlem. Come un vero presepe, quindi la cometa che sta sul Monte Intagliata, quindi non ha fatto altro che avvicinare sempre più la gente alla capanna, quindi come no, è stata una bellissima novità.